Ciao a tutti, la ricetta di oggi è nata un po' così per caso, grazie ai miei adorati Coco e Brena che mi hanno dato l'ispirazione. Ve li ricordate? Quei meravigliosi cestinetti di pane a forma di stelline ripieni di patate, menta e pecorino. Ebbene, il ripieno resta invariato. L'unica cosa che ho voluto cambiare è stata la forma della pasta. E mi sono detta, perché no? E voglio provare a creare delle palline ripiene con questi ingredienti super sfiziosi. E così piano piano è nato il Danubio sardo salato al sapore di Culurgiones. Vi giuro, una meraviglia. La prima cosa da fare sarà riscaldare l'acqua con lo strutto. Dovrà essere tiepida e non superare i 37 gradi. Una volta raggiunta questa temperatura, aggiungeremo il lievito sbriciolato, mescoleremo un po' e poi aggiungeremo il resto degli ingredienti, quindi la farina, la semola rimacinata di grano duro e il sale. Impasteremo per 4-5 minuti a velocità spiga, in alternativa sempre lo stesso tempo con una semplice impastatrice. Una volta pronto dovrà restare leggermente appiccicoso poiché è un impasto molto idratato. Copriremo con pellicola trasparente con una coperta di lana e lasceremo lievitare per tutta la notte, diciamo circa 11-12 ore. Dalla notteprima prepareremo anche il bicchiere con l'olio extravergine d'oliva e lo spicchio d'aglio dentro. L'indomani lessiamo le patate in acqua salata e poi le schiacciamo con lo schiacciapatate. Attenderemo che si freddino e poi aggiungeremo l'olio extravergine d'oliva preparato dalla notte prima senza far cadere l'aglio e nel frattempo mescoleremo bene il tutto. Ora versiamo anche il pecorino stagionato grattugiato e tritiamo sopra le foglioline di menta fresca. Queste sono super profumate, sono della mia adorata piantina. Mescoliamo ancora e poi mettiamo da una parte e ci dedichiamo all'impasto. Lo trasferiremo sul piano di lavoro leggermente infarinato e lo stenderemo con il mattarello ad uno spessore non tanto sottile, diciamo circa 1 cm. Ora con un copapasta infarinato ricaveremo tanti dischetti del diametro di 10 cm e li riempiremo con un bel cucchiaio di impasto, chiudendo i lembi su se stessi, così come vi sto mostrando in video. Arrotoleremo la pallina sul piano di lavoro per renderla uniforme e faremo lo stesso procedimento con tutte. Con queste dosi dovrebbero uscire fuori due teglie di 26 cm di diametro. Ungiamo sia il fondo che i bordi con poco olio e ci trasferiamo dentro le palline, una vicino all'altra. Copriamo con pellicola trasparente e con un canovaccio. Io poi ho aggiunto anche la coperta di lana per tenere ancora più calore. E lasceremo lievitare per 2 ore. Trascorso questo tempo, accenderemo il forno a 200 gradi per farlo preriscaldare. Spennelliamo la superficie del Danubio con un po' d'olio e inforniamo alla stessa temperatura per 25-30 minuti circa. I tempi sono molto indicativi perché, come ben sapete, non tutti i forni sono uguali, ma comunque la superficie dovrà essere leggermente colorita, così come vedete in video. Ed eccolo qui prontissimo in tutto il suo splendore. Ma guardate quanto è bella la mia creazione, sono molto orgogliosa del mio Danubio, talmente emozionata e curiosa di vedere l'interno che ho subito staccato un pezzetto quando era ancora ardente. Mi sono leggermente ustionata, ma non potevo resistere. Guardate un po', è super soffice, è bello ricco di ripieno. Lo adoro. È anche meglio del pane. E immaginatelo sulle tavole natalizie, che figurone pazzesco che fa. Sono venute fuori delle pagnottine morbidissime e sfiziosissime. Spero tanto che questa mia idea vi sia piaciuta. Vi abbraccio forte forte, grazie per seguirmi sempre e vi rimando ai prossimi video. Un bacione a tutti voi. Ciao!